Prima di iniziare il video, prima di iniziare i saluti, questa è una piccola parentesi che giro alla fine del video. Praticamente io il video l'ho già girato e ho visto, mi sono resa conto della quantità di cose che ho comprato. Non c'è necessità di acquistare questa quantità di maschere, questa quantità di trucchi, questa quantità di prodotti per i capelli, maschere, scrub, tutte queste cose qua. E niente, che io l'ho acquistata perché voi sapete che sono un'appassionata. Niente, questa era una piccola parentesi e spero che mi capiate. E a breve, sempre per restare in tema, girerò la makeup collection aggiornata con tutti questi prodottini, altre cosine nuove, altre sistemazioni rispetto a quella dello scorso anno. Niente, io vi lascio al video, spero che vi piaccia. Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Location diversa, illuminazione diversa, ma questo è un video che mi premeva tantissimo girare perché sono tutti, se ce la faccio, aiuto, sono tutti gli acquisti del Cosmoprof, tutti gli acquisti che ho fatto la domenica del Cosmoprof e alcune cose il lunedì. E niente, ormai è l'ottava volta che vado al Cosmoprof, settima, ho perso il conto insomma, ed è una fiera che mi piace tantissimo perché, perdonatemi per la voce che mi viene, è una fiera che mi piace tantissimo perché tratta appunto dell'estetica e quindi trovo molte marche, ad esempio di maschere, che normalmente non riesco a reperire. E quindi niente, io direi di partire subito perché le cose sono tantissime, se no il video dura tipo 2 ore. Iniziamo subito dalle maschere. Le maschere, come al solito, non è possibile il mio cane, vabbè, le maschere come al solito sono parecchie. Ok, partiamo subito da Coco Star, come vi stavo dicendo. E allora, qui ho comprato diverse maschere, cioè un po' da tutti in realtà ho comprato diverse maschere, però vabbè. E quelle, diciamo, loro particolari sono queste qua, che sono in questa, ad esempio, a forma di fiore. Eccole qua. Non è una maschera unita, ma diciamo i fiorellini si vanno ad applicare un po' sparsi nel viso, come ad esempio queste pettine di rosa. E poi invece ci sono anche quelle normali. La marca in questione è Coco Star, scritto così, che la trovate anche da Sephora, però non con la gamma completa, ma soltanto diciamo quella colorata arancio, rosa e gialla, non mi ricordo il pack com'è. Ho acquistato questa specie di capsule in siero per idratare il contorno occhi. Le proviamo, all'interno ce ne sono tipo 10 se non erro. E le ho pagate 3 euro. Tutte queste maschere che vedete le ho pagate 3 euro, compresi questi qua, i patch, no, i patch 2 se non erro. Queste sono le mie maschere labbra che ogni tanto vedete nel video. Le ho comprata così, rosa, di questo colore qua. Un'altra, questa me l'ha regalata a fine della spesa, dell'acquisto insomma, e questa qua. Poi ho deciso di comprare questa scatolina qua dove all'interno ci sono i patch per gli occhi, ce ne sono 60, quindi per 30 applicazioni l'ho pagata 20 euro, diciamo che ho risparmiato. E poi altri patch per gli occhi, sempre 20 euro, questa volta ce ne sono però 20. Dopodiché sono passata da The Cream Shop, io spero si pronunci così ma non ne sono sicura, dove ho preso queste fantastiche maschere qua. Ve le faccio vedere molto random, si trovano anche, se non ero, in alcuni OVS, tranne nel mio, perché nella mia città non ho maschere. E questa qua, questa con il segno zodiacale, con il mio segno zodiacale, il toro. Questa qua al cioccolato, mi ispirava molto. Poi questa qua al miele. Queste due di Hello Kitty, ovviamente le ho comprate per il packaging, e questa qua perché era alla rosa e poi per questo packaging stupendo. Ho comprato anche altro, ma lo troveremo più avanti perché nella bustona momentaneamente non riesco a trovarle. Poi per caso sono passata in uno stand che si chiama Mask Book, se non erro, se non mi sbaglio. Hanno la stessa funzionalità di quelle della Coco Star, cioè che vanno applicate a singolo disegnino, 3 al limone e 2 alle rose, perché erano le uniche che erano rimaste e quindi ne ho approfittato.
altro stand, altro regalo. Questo è... all'inizio non vendevano, ad inizio giornata quando siamo passate hanno iniziato a vendere, non mi ricordo bene l'ora. Questa è la marca dove ho comprato 3 maschere detox. Ho comprato così tante maschere perché di solito c'era la promozione tipo 3 paghi 5, queste cose così, insomma. Poi una ce la posso fare per l'idratazione, ed infine una relax. Queste qua ne avevo comprate 3, però una l'ho regalata a mia madre perché era il collagene, tipo questa qua, e una è passion. Ho comprato altri patch per gli occhi, io li amo, scusate per l'unghietta che è andata, eccoli qua, qui però ce ne sono 5 paia, e qui altri 5, tipo era prendi 2 paghi 5, tipo una cosa così, e altre 2 maschere, di cui una, la terza, l'ho sempre data a mia madre perché era il collagene. Altro stand coreano che conoscevo, ci sono andata di proposito, è questo qua, questa marchina qua, e ho comprato una lavava di lumaca che la devo dare a mia madre, mi sono dimenticata, questa qua, e questa qua invece per la pulizia dei pori. Quasi finite le maschere, sono passata dal mio amatissimo, io lo dico I mean perché è scritto con 2 A, 2 I, però non so come si pronunci, dove ho comprato 6 maschere, non neanche riesco a fare i conti, 7 maschere. Queste 2 maschere, no, queste mi sembra di no, una la birra, sono troppo curiosa di provarla, al cioccolato che ho già preso lo scorso anno, adoro, proprio adoro, pelle pulita, super pulita, morbida e un odore pazzesco. Caffè, anche se non amo tantissimo il caffè, però vedrete più avanti che ho acquistato altre cose al caffè. Questa al tè. E l'ultima, non la potevo lasciare lì perché ha un mega flamingo. Ultima, ma non per importanza, lo stand, non ce la posso fare. Seventh Even, spero di pronunciarlo bene. Ovviamente loro espongono al di fuori dei padiglioni perché hanno un mega box per loro, insomma, e quest'anno erano vicino alla Makeup Forever. Se però cercate nell'elenco dei degli espositori, non lo trovate come quel nome lì, ma con questo nome qua su in alto, che proprio non riuscirò mai a mettervi a fuoco. Sali del Mar Morto, Bubble, che era l'ultima ed ero super fiera di me. Poi gli strip per il naso, dentro ce ne sono 8 a differenza dello scorso anno che in ogni bustina ce n'erano 3. Poi Arganna, cioccolato, io amo il cioccolato. Poi questa qua invece che è al carbone, se non erro, sì. Cocco, amo il cocco anche se è peel off, non mi piace tantissimo. E un'altra al cioccolato. Benissimo, le maschere sono terminate qui, passiamo oltre. Continuando, passiamo da Nasher Gunn. Per chi non lo sapesse, i loro prodotti sono dedicati ai capelli, principalmente, però fanno anche oli per il corpo, creme per il corpo, con una profumazione paradisiaca, cioè veramente qualcosa di sensazionale. E quest'anno, se scaricavi un coupon, se ti registravi praticamente tramite un link che loro hanno messo nella loro pagina Facebook, se non erro, ricevevi questi campioncini omaggio. Questo è il profumo, poi dentro c'è uno shampoo, una maschera e un olio per capelli. Ho anche acquistato però la versione full size, diciamo, del loro shampoo per capelli, e sono 500 ml e non vedo l'ora di provarli. Ovviamente tutte queste cose io non ho provato nulla, appunto per farvele vedere integre. Parlando sempre di capelli, sono passata da questo marchio qua, IQ, che esponeva però al di fuori anche loro, e avevano anche una tipo una fantastica ruota della fortuna dove potevi vincere un buono sconto del 20% o del 10% oppure dei prodottini in regalo. Allora, all'inizio sono passata la prima volta e c'era una coda infernale e non sono riuscita a fare la ruota della fortuna, però ho acquistato questi 2 prodottini, eccoli qua, shampoo e maschera per capelli. Dopodiché il giorno dopo, la domenica, che era molto più calma, lunedì scusatemi, che era molto più calma la situazione, abbiamo fatto la ruota della fortuna. Io ho vinto un 10% e ho deciso di prendere un altro shampoo,
E invece mia sorella ha vinto questa maschera per capelli, che però lei, avendo i capelli corti, l'ha regalata a me. E poi da qualche parte ho anche acquistato una spazzola, la loro spazzola, sì, che è sotto, ve la faccio vedere dopo. Passando a prodotti corpo ho deciso di prendere da questa marca qua, questo stand qua, ho deciso di prendere uno scrub all'arancia che è sensazionale, cioè buonissimo. Un yogurt corpo, loro lo chiamano, alle rose, che è buonissimo, anche questo. Poi passando da Nakomi, sempre rimanendo in tema corpo, ho deciso di prendere questo, come si chiama? Sempre uno yogurt, loro lo chiamano, anche loro chiamano questo qua yogurt, ai mirtilli. E poi questa maschera qua, che è in polvere, dove bisogna aggiungere questo loro prodottino oppure della semplice acqua. È molto leggero, io spero dentro ci sia il prodotto perché ancora sinceramente non l'ho aperto. Si è chiuso e sigillato, però diciamo che è veramente tanto leggero. In un altro stand, sempre lì vicino nel padiglione, ho trovato ovviamente i Body Boom, che sono questi fantastici scrub corpo al caffè, a base di caffè. Questo però è al caffè e cocco, questo qua. E questo qua invece nella versione super wow mi ha intrigato, soprattutto intrigato, non riesco a parlare, il pack, ma soprattutto l'odore, perché a differenza dell'altro sapeva meno di caffè, era meno forte. Come vi ho detto prima, non amo tanto il caffè. Pochi passi prima, diciamo, ho visto questo stand che mi ha, diciamo, preso per l'allestimento, e vendeva tre pezzi a 10 euro, tipo, una cosa del genere. E quindi ho preso un bagnoschiuma al cocco, tutto a cocco. Poi una crema per capelli, una maschera per capelli, però principalmente la utilizzerò d'estate perché per i capelli aiuto, per i capelli ricci, e uno scrub, un altro scrub, l'ennesimo scrub. Questo è stato l'anno dello scrub. Uno scrub corpo buonissimo, non ve lo so dire benissimo l'odore, però è pazzesco, ve lo assicuro. Ciglia finte, come mi potevo far mancare le ciglia finte, ragazzi? Sono passata da Sosu, spero si pronunci così, questo marchio qua, e ho preso due paia di ciglia finte. Come sapete, io qua non metto quasi mai ciglia finte, però le ho volute acquistare perché mi piacevano troppo. E parlando di ciglia finte, ho comprato uno dei trend del momento, diciamo. Le ciglia finte magnetiche. E lo stand è questo qua, Kiss come bacio, eccole qua, con tanto di applicatore. Sempre nello stesso stand ho acquistato un esfoliante, un detergente, sì, esfoliante al carbone. Ah, perdonatemi, per i capelli, ragazzi, per i capelli mi sono dimenticata il pezzo forte Federico Fashion Style. Se non lo seguite, molto male, ma io penso che ormai lo seguono tutti. Ed ho acquistato il suo shampoo, che come vedete sembra tipo madre perlato bianco, fighissimo. E il suo profumo per capelli, che cioè, è una cosa di... è pazzesco, eh. E questo devo ammetterle che l'ho già utilizzato. Una spruzzatina veloce l'ho data ai miei capelli e lo adoro. È proprio pazzesco, è una cosa fantastica. Sono passata poi, perché avevo acquistato lo scorso anno il loro bagnoschiuma, da Natura Siberica. Ho chiesto se vendevano e mi hanno detto di no. Però il tipo, non so chi fosse, mi ha regalato uno shampoo. Mi sa che abbiamo finito tutti i prodotti per la skincare, corpo, capelli, e passiamo finalmente ai trucchi. Mesauda, Inglot, The Cream Shop, The Balm, e la Splash. E dovrei aver finito, dovrei averle dette tutte. Siamo arrivati all'ultima parte del video che riguarda i trucchi. Se sentite rumore, versi strani così, il mio cane. Però vabbè, continuando con Sosu, che prima vi ho fatto vedere le ciglia finte, è apparsa questa palettina che ora andremo a aprire insieme, se riesco. Se ve lo state chiedendo, sì, sto rompendo, aia, sto rompendo la confezione. Finalmente sono riuscita. Questo è il packaging. Salutatevi, ciao. Magico, non riesco a togliere la pellicolina. Illuminante, illuminante, illuminante opaco.
e contouring. Mai provato i prodotti di questa marca e li ho presi apposta. Poi, passando da un altro stand che sinceramente non ho mai visto, non ho mai sentito, ed è questo stand qua, ho comprato questo pennello per 3 euro. Due pennelli 5 euro, un pennello 3 euro. Non ne avevano due di questo tipo e quindi ne ho preso soltanto uno, purtroppo. Poi, sempre nello stand questo qua, dove ho acquistato le maschere, mi hanno regalato questo matitone labbra qua. Questo matitone labbra qua che è rotto. No, questo è tipo un epic fail della... No, guardate, qua è la mina, qua è vuoto, neanche scende. Ok, sono riuscita. Cioè, io non ci credo, mi abbiano regalato una cosa del genere. Vabbè, ma che odore. Comunque vi volevo dire che è tipo quell'effetto che si danno le coreane, le giapponesi, così le cinesi, alle labbra, quasi nude, quell'effetto di colorato soltanto al centro. Lo proveremo, non so se riuscirò mai, visto che sfugge. Però. Due prodottini della The Balm. Ho acquistato un blush, Balm Springs, la colorazione è questa qua, questa rosata qua, e un rossettino liquido, ovviamente, nella colorazione Sinclair, marroncino, però un pochino più scuro. Packaging pazzesco, come sempre, pazzesco anche la scatolina, infatti non so se tenerla. La Splash, benissimo. Altro paio di ciglia finte, cioè ragazzi, io ho comprato le ciglia finte ma non metto ciglia finte, però non fa niente, ci proveremo ragazzi, ci proveremo. La banda mi sembra molto ma molto ma molto ma molto grande, però vedremo. Super Power, e queste sono, non c'è il nome, ah sì, le 376. Poi un eyeliner che l'ho preso praticamente soltanto per il packaging, lo ammetto. E no, Ring, ti prego, la bellezza di questo eyeliner è pazzesco nella colorazione, eccola qua, 1349. Un rossettino nella colorazione 916, eccolo qua, super nude, bellissimo, bellissimo, adoro. Cioè, ma lui proprio ora doveva fare questo casino? Illuminante in goccine, cioè in forma liquida. E queste due cosine, sia l'illuminante che questa colorazione qua di rossetto, me le hanno regalate. Dopodiché non ci sto già capendo niente. Ah, ecco, mi sono dimenticata anche lei, che è la nuovissima, direi. Cioè, packaging bellissimo, tutto olografico così, rosa, oro, che però, cioè ragazzi, è un centimetrino più largo. Ok, sì, illuminanti, io noterei questo qua oro, perché secondo me quest'estate sarà pazzesco con la bronzatura. Non ha lo specchietto, ma ha questa bellissima dama. Questa marca qui, che ho paura di sbagliare a pronunciare, ve la dico come è scritta, Provoke. Ho acquistato 3 matitine labbra, la fantasia portami via, i colori sono tutti nude. Te con precisione la numero 211, 38 e 208. Io amo Inglot, tutti gli anni acquisto Inglot e quest'anno avevano il 30%, se non erro. E ho deciso di comprare il Duraliner, perché Duraline, perché volevo rimettere in vita pot per le sopracciglia della Mulac. Ho acquistato il Duraline. Poi ovviamente ho acquistato il fantastico bronzing della DJ Lo. Ho comprato la cialdina separata ed ho acquistato il portacialde, ovviamente, perché mi rimane più comodo piuttosto che metterlo in una palette e poi magari perdermelo. Questo è il pack esterno che ho comprato a parte per 5 euro. Questo è il colore con le iniziali, eccolo qua, la J e la L. Finalmente mi sono decisa ad acquistare il loro eyeliner in gel. Tutti ne parlano, tutti lo lodano, io ancora non l'avevo mai provato e ho deciso di acquistarlo, aia. E io sottolineerei anche che mi sono dimenticata di comprare il pennellino, mi sono ricordata dopo a casa, però vabbè.
Eccolo qua, praticamente non c'è nulla da far vedere, insomma, è l'eyeliner quello loro nero, il 77. Altro giro, altro regalo, un illuminante Power, e questo è nella colorazione 32, ed è questo rosa pazzesco qua. Questo rosa pazzesco qua. Ho acquistato una tinta liquida opaca, ovviamente. Questo colore fantastico qua. Cioè, io ricado sempre sul marrone, sul... Anzi no, dopo vi stupirò con Mesauda, però ricado per ora sempre sul marrone, marroncino, nude, chiaro, troppo chiaro, medio, e così via dicendo, però ci sta. Ed un altro... rossettino, questo è, sono diversi i rossettini, diciamo, della Inglot, e mi piacciono tantissimo. Su di me durano e quindi niente, li continuo ad acquistare, neanche me lo ricordavo. Questo marrone bellissimo qua nella colorazione numero 336 della nuova collezione uscita 2 settimane prima del Cosmo Prof, quindi siccome ho un po' di difficoltà a ricordarmi tutti i colori dei rossetti, quindi la ragazza mi ha assicurato che non li poteva avere perché... Allora, Mesauda ha deciso di lasciarla per ultima e quindi passiamo a The Cream Shop, dove ho acquistato questa spugnettina qua, che lo ammetto l'ho comprata soltanto per il packaging, cioè per la forma, perché è forma di diamante marmorizzato e quindi... non lo potevo mica lasciare lì. E due blush a 5 euro l'uno. Alcuni prezzi me li ricordo, altri no, perdonatemi. A 5 euro l'uno. Le cose della Splash, se non erro, tolta la palette, veniva tutto 15 euro. Io ero rimasta a 2 anni fa che facevano soltanto maschere. Maschere, fasce per capelli. Quest'anno avevano maschere, non niente fasce per capelli, oppure le avevano finite. E avevano un casino, cioè avevano i trucchi. E quindi niente, ho dovuto provarli. Per quest'estate è fantastico, secondo me. E poi uno invece glitterato, perché io sto amando alla follia Super Orgasm della NARS, che ha questi micro glitterini, anzi ha proprio glitter, mentre questo ha delle leggere perlescenze che secondo me non si vedranno mai. E ultima, ma però non per importanza, mi ero dimenticata prima, la spazzola. La spazzola di questa marca qui, IQ. Sempre lei. E questa è la spazzola dietro. Ma quant'è bella rossa. Di Inglot mi ero dimenticata una cosa. Ho comprato il gel per le sopracciglia. Un attimo di attenzione. Per la dimensione di questo pot. Sono 9 grammi di prodotto per 13 euro. Cioè, guardate quanto è piccolo rispetto ad esempio al pot dell'eyeliner. Io guarderei le dimensioni, sembra una mini size piuttosto che una size normale. Cioè, infatti le ho detto alla ragazza, ma è così piccolo? E mi fa sì sì, è questo. Ho fatto vabbè, sperando che mi ha dato la colorazione giusta. Non ci ho capito niente, ha fatto lei. Comunque la colorazione è la 17, se dovessi interessare, anche se sono molto scura e da lì sembra molto chiaro. Però passiamo a Mesauda. A Mesauda ci sono andata sia la domenica che lunedì mattina, perché mi ero all'apertura, siamo riuscite ad andare, wow, era vuota, perché mi ero dimenticata di prendere loro. Li volevo provare, non volevo fare un ordine soltanto per loro e quindi ci sono passata al volo. E ne ho presi 2 di spray fissanti e niente, vi farò sapere come sono, perché sono chiacchieratissime e amatissime da tutti e io ancora non li avevo provati. Benissimo, anche qui ho preso un gel per le sopracciglia, un pot delle sopracciglia, e noterei la dimensione, cioè questa è reale, questa è reale, anche se sembra troppo chiaro, troppo caldo. Uff, che palline, ho sbagliato di nuovo. Vabbè, questo è reale come dimensione delle sopracciglia, cioè di pot, e sono 6 grammi. Ma com'è possibile che queste ne sono 9? Ah, questi 2 grammi, non 9. Scusatemi, questo 2 grammi per 9 mesi, eccolo. Poi, 2 rossettini in stick, amore, finalmente sono riuscita ad acquistare amore, è la colorazione numero 614, e freedom, la colorazione numero 613. Tutte e 2 sul rosso, questa volta ho abbandonato il nude, ragazzi,
più unico che raro questo evento, questo è rosso, che secondo me cioè, si avvicina veramente tanto a Ruby Woo della MAC. Si avvicina, non è un dupe, però secondo me si avvicina. E questo invece è Freedom, che vira più sul fucsia, è più acceso ancora. Ve li faccio vedere a ecco, ho spaccato praticamente un rossetto. E no, non è che l'ho spaccato, però l'ho ammaccato. Io riesco sempre a fare casini in tutti i video, non si capisce perché. Qua abbiamo questo qua è amore, molto più acceso. Ti prego, mettimi del fuoco. Questo qua invece è Freedom, veramente, cioè, pazzesco secondo me. Con i rossi ci vado poco d'accordo, però li volevo. Cioè, sono quelli che dici sì, ok, li devo avere. Due tinte sono nella colorazione Drama. Dell'edizione diciamo standard, mentre quella nuova ho preso questa colorazione qua, Cheryl Leather, è il marrone cioccolato, l'ho preso solo per quello perché assomiglia al cioccolato e avevo voglia di cioccolato in quel momento. Questa invece è quella nuova, super bella. Due blush, due colorazioni diverse, uno è Scandal nella colorazione 202. Cioè, non capisco perché oggi non mette a fuoco niente. Forse sarà la luce. Quest'altra invece è Kinky nella colorazione 204. Questo intanto è la colorazione 204. No, vi stavo dicendo che l'illuminante l'ho regalato perché l'ho acquistato doppio. Cioè, l'ho acquistato, ce l'avevo già. E questa invece è la 202. Benissimo, io ora vi saluto. Vi mando un grandissimo bacio. Ci vediamo al prossimo video dove utilizzeremo tanti di questi prodotti. Ciao!